Abbiamo iniziato questa mattina incontrando i centri per l'impiego che si trovano in una situazione, come tutti i loro colleghi a livello nazionale, di incognita, perché l'esito referendario ci rimette in discussione anche l'esistenza delle province e dobbiamo lavorare con loro per una convenzione del 2017 o, cosa più affine alle richieste dei sindacati, all'attuazione della legge regionale che abbiamo approvato in giunta lo scorso giugno e che di fatto ridisciplina il mercato del lavoro dandolo alle competenze regionali. Ci sono anche gli ammortizzatori, i percettori di ammortizzatori sociali che so che sono in un'altra stanza, li hanno incontrati alcuni miei collaboratori, gli hanno rispiegato, cosa che io avevo fatto anche il giorno dopo, l'accordo che abbiamo sottoscritto con i sindacati e, come più volte detto, proprio per garantire una risposta ai loro bisogni, anche se non rientrano tra i beneficiari del decreto Poletti, non rientrano tra i beneficiari dell'accordo, noi abbiamo ipotizzato e stiamo costruendo con un tavolo interdipartimentale costruito ad hoc delle politiche attive del lavoro che sì, in questo caso andranno anche al loro vantaggio. Loro non hanno assolutamente fiducia nelle politiche attive, dicono che il decreto Poletti invece, secondo una loro interpretazione, prevede il loro inserimento tra i facciati. Allora, lo dico utilizzando questo mezzo, per quanto sia stato, io penso di essere stata sufficientemente chiara più volte e anche penso che il decreto Poletti sia sufficientemente chiaro. Al 2015 accedono tutti coloro i quali hanno presentano un regime di continuità, ovvero chi ha percepito quale ultima mensilità della mobilità in deroga a dicembre 2014. Questi sono quelli che accedono al 2015. La loro rimostranza, che è anche quella che è stata seguita dall'onorevole Parentela, non prende in considerazione un dato. Loro dicono che il 50% della deroga che questa amministrazione regionale ha ottenuto con una richiesta ufficiale fatta a luglio all'attenzione del Ministero del Lavoro, abbiamo ottenuto di aumentare la deroga dal 5 al 50%. Questo 50% comunque rimane nell'arco di 40 milioni, con i quali noi invece intendiamo attivare le politiche attive, perché questa amministrazione regionale, questa giunta regionale, la giunta del presidente Mario Oliverio ha già, per poter arrivare alla settima mensilità del 2014 per gli under 36, ha già stanziato 120 milioni di euro, per cui è evidente che l'azione di responsabilità fatta dal presidente Oliverio nei loro confronti è stata forte e marcata e che in ragione di questo noi intendiamo finalmente dare loro risposte attraverso la creazione di posti di lavoro e non più con politiche passive.